Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. In questo video vi parlo di tutti i libri che ho letto a febbraio, in particolare ne ho letti tre. Oggi però non mi perdo in chiacchiere e inizio subito con il primo libro. Il primo libro che ho letto a febbraio è l'ultimo romanzo di Bret Easton Ellis, e cioè Le schegge, un romanzo che è uscito ad ottobre del 2023. Non sono un grande estimatore di Ellis. La sua scrittura non è proprio quello che io cerco nel mio percorso di lettore, ma riconosco ad Ellis una grande personalità narrativa e una forte voglia di incidere, anche con quest'ultimo libro. Quindi, a poco, senza forzare troppo la mano e con i miei tempi, recupererò quello che ha scritto prima. Di suo, per ora, ho letto soltanto Meno di Zero, il suo esordio, e American Psycho. Tutto il resto della sua produzione mi manca, ad esclusione ovviamente del suo ultimo romanzo, Le schegge, del quale però voglio iniziare a parlare subito perché è un romanzo corposo. Le schegge è un romanzo pubblicato da Einaudi nella collana Supercoralli. È un romanzo di 752 pagine che racconta la storia di un gruppo di 17enni che frequenta la Buckley School, una scuola superiore di Los Angeles per famiglie ricche, o almeno per famiglie benestanti. All'improvviso però questo gruppo di 17enni, anche se dovrei dire soprattutto il protagonista, viene sconvolto dall'arrivo in città di un serial killer. Parto dagli aspetti stilistici della scrittura di Ellis che proprio non mi piacciono, che fanno parte cioè della sua scrittura e che ricorrono anche nelle schegge, ma che proprio non incontrano il mio gusto. Così come in altri romanzi, anche nelle schegge, c'è una citazione continua di marchi e di marche, che alla lunga però diventa pesante. Alla lunga, tutto questo citazionismo rende la narrazione un po' asfittica, secondo me. Però, se nel 1985, quando è uscito Meno di Zero, e nel 1991, quando è uscito American Psycho, aveva senso farcire la narrazione con tutti questi marchi e tutti questi loghi, vuoi perché era un linguaggio mutuato dall'hip hop, vuoi perché era uno degli obiettivi narrativi di American Psycho, raccontare un mondo fatto di apparenza. Nel 2024, invece, questo tipo di narrazione non solo è ripetitiva, ma rischia di non sortire neanche lo stesso effetto di stupore nel lettore. Nelle schegge Ellis racconta molto gli spostamenti del protagonista, che fra le altre cose porta il suo nome e che sta scrivendo anche il suo primo romanzo, Meno di Zero, appunto. Ovviamente in questo caso la forma del protagonista, nome compreso, è quella di Ellis, il contenuto invece è di pura fantasia. Ad ogni modo, durante questi spostamenti, Ellis nomina tutte le strade che il protagonista percorre, le cita tutte, e questo aspetto stilistico, pagina dopo pagina, potrebbe risultare pesante per il lettore, o almeno lo è stato per me. Il romanzo è ambientato a Los Angeles, eppure tutte queste strade non aiutano il lettore ad orientarsi nella città. Paradossalmente, questo eccesso di toponomastica risulta deleterio per lo spazio del romanzo e secondo me non è neanche funzionale per la lettura. Ellis, invece, secondo me, è molto più bravo a costruire un paesaggio sonoro all'interno del quale il romanzo si muove. Ancora qui tante canzoni, troppe canzoni per il mio gusto, ma in questo caso tutte queste canzoni restituiscono un quadro sonoro più utile alla narrazione. Tanti periodi paratattici, tante congiunzioni copulative e una sintassi che non è mai troppo complessa. Diciamo che è una sintassi che gioca molto sull'estremismo lessicale senza spingere troppo sulle subordinate. Dal punto di vista stilistico, nel 2024, nella scrittura di Ellis in questo romanzo, non vedo una grande sperimentazione stilistica. La sfida di questo romanzo non si gioca sull'innovazione stilistica. La sfida di questo romanzo si gioca sul racconto di un certo tipo di società californiana, con una lente di ingrandimento su un gruppo di studenti 17enni, i quali vengono sconvolti dall'arrivo di uno studente dai tratti molto misteriosi. In più in giro c'è un serial killer che sta mietendo molte vittime. Da qui l'innesco narrativo per raccontare una società sconvolta da droghe, alcol ed eccessi di ogni tipo. Lasciando perdere la trama e tornando allo stile, io vorrei dire anche che non capisco l'uso dei trattini lunghi in questo romanzo. Non capisco l'uso stilistico dei trattini lunghi in questo romanzo. Ci sarebbe anche da capire se è una questione di traduzione o no. Io di traduzione, a dire la verità, non capisco assolutamente nulla, quindi non mi spingo oltre. Al netto però di tutto questo, al netto di tutti questi aspetti stilistici della scrittura di Ellis che non sono affini al mio gusto,
Io però questo romanzo l'ho letto e l'ho letto dalla prima all'ultima pagina e stiamo parlando di un romanzo di 750 pagine circa. Quindi questo vuol dire banalmente che Ellis mi ha fatto andare alla pagina successiva per almeno 750 volte ed è questo il mestiere di uno scrittore. Cosa intendo dire con questo? Intendo dire che Ellis, dopo più di 10 anni che non pubblicava narrativa, è tornato per spaccare tutto. E uno scrittore come Ellis, con il suo nome e all'altezza della sua carriera, quando torna, scrive e pubblica un romanzo come questo, deve avere l'ambizione di essere rilevante. E sulle schegge posso dire qualsiasi cosa. Al di là del mio gusto personale, però è sicuramente un romanzo rilevante. Le schegge è un romanzo denso, non difficile da leggere, ma denso. Sicuramente dal punto di vista contenutistico c'è qualche ripetizione, perché tanti di questi spunti, tanti di questi contenuti c'erano già in Meno di Zero. Quindi dal punto di vista contenutistico c'è sicuramente qualche ripetizione. La novità in questo caso sta nell'aver moltiplicato questi contenuti per 750 pagine e nell'aver tentato di rendere contemporanei questi contenuti. La preparazione letteraria di Ellis è qualcosa di evidente. Figuratevi che quando il protagonista delle schegge deve simulare una presunta italianità, dichiara che sta leggendo Il giardino dei finsicontini di Bassani, non proprio uno dei primi romanzi italiani ai quali si pensa quando si deve inquadrare il Novecento italiano. In sintesi, le schegge non è il tipo di romanzo che mi esalta. La scrittura di Ellis non è proprio la mia tazza di tè, ma in generale questo è un romanzo che ha molto da dire. E in generale dobbiamo dire anche che la scrittura di Ellis non è e non sarà mai anonima. Quindi sono contento di aver letto questo romanzo. Probabilmente oggi in altri luoghi del pianeta e in altre letterature c'è di meglio, ma comunque Ellis continua ad essere molto rilevante. Il secondo libro che ho letto questo mese è Chiuso per calcio di Edoardo Galeano. Dopo voglio parlarvi anche di un romanzo italiano appena uscito che è molto interessante, ma intanto vi parlo di questo. Chiuso per calcio è una raccolta di alcuni testi sul calcio di questo scrittore uruguaiano che è molto famoso. Il mio percorso di lettura di alcuni scrittori sudamericani continua e questo è il momento di Galeano. Due riflessioni al volo. La prima è sul prodotto libro che Sur offre, e in questo caso ovviamente mi soffermo su Chiuso per calcio. Il cartonato è davvero bello e la grafica e l'estetica di questo libro sono davvero di pregevole fattura. La seconda riflessione invece verte sul fatto che ancora oggi tantissimi scrittori, quasi tutti, fanno fatica ad esplicitare la loro passione per il calcio. Sembra quasi che essere appassionati di calcio sia una macchia indelebile per il profilo autoriale di tutti quanti questi scrittori. Galeano in questo libro scrive: volevo aiutare i fanatici della lettura a superare la paura del calcio e i fanatici del calcio a superare la paura dei libri. Mai avuto altre velleità. Ovviamente non sto parlando del calcio inteso come io sono più forte, tu sei più scarso, ha vinto quello o ha vinto quell'altro. Sto parlando di tutte quelle storie che si nascondono fra le pieghe del calcio e che uno scrittore, se sa tenere la penna in mano, se ha una voce forte ed è anche un minimo competente, può e deve raccontare. Chiuso per calcio è un libro strutturato in questo modo. Ci sono tanti piccoli testi, anche qualche brano di media lunghezza, ma soprattutto piccoli testi che raccontano un momento, una competizione, un pezzo di storia o uno sportivo, con un linguaggio quasi sempre polemico e irriverente. Le parti più riuscite sono quelle che impastano storia sportiva, storia con la S maiuscola ed emozioni. Quelle meno riuscite invece sono quelle che riguardano meramente una partita o una competizione. In generale, se conoscete un appassionato di sport, soprattutto di calcio, che però legge poco, questo è il libro giusto. Ed è il libro giusto secondo me anche per conoscere la cultura sudamericana attraverso lo sport. Il terzo libro che ho letto questo mese è un romanzo italiano uscito da poco e sto parlando della Città e i giorni di Filippo D'Angelo, uscito per Nottetempo. Che mi sembra chiaro dal punto di vista estetico, innanzitutto, sta lavorando molto bene sui romanzi che propone. È un buon romanzo questo, ve lo dico subito. La scrittura di D'Angelo è una buona scrittura che è fatta di una sintassi di per sé molto curata, che passa dal quotidiano all'elegante da un periodo all'altro. Le sequenze dialogiche, come giusto che sia, riportano una certa quotidianità,
Le sequenze narrative invece sono mediamente più articolate, con dei picchi di qualità alta. In generale, però, mi sembra una scrittura ben gestita. Questo romanzo verte sul racconto di due storie che vengono raccontate in parallelo. Un capitolo una storia e un capitolo l'altra. Abbiamo due fratelli. Uno è un architetto che si trasferisce da Parigi a Milano con la famiglia per dirigere la costruzione di una serie di grattacieli che ricordano molto City Life. Non è City Life, i contenuti sono di fantasia, ma ricordano molto City Life. L'altro fratello invece è un missionario che va in Africa, nella Repubblica Centrafricana, per svolgere una missione e poi si ritrova immerso in un po' di problemi. Lo ripeto, è la storia separata di questi due fratelli, due storie raccontate in parallelo, un capitolo uno e un capitolo l'altro. Le città e i giorni, nelle due parole che compongono questo titolo c'è già tanto di questo libro. Il racconto dei luoghi e il racconto delle città è un punto di forza di questo romanzo. Milano, per esempio, viene quasi sempre raccontata con un tono negativo. Un racconto che è lontanissimo dallo stereotipo della Milano da bere o della Milano la moda. C'è una grande critica ad una Milano che cresce verticalmente con i suoi grattacieli, ma che trascura tutto quello che c'è sotto, tutto quello che è orizzontale. Le città, non solo Milano, ma anche Bangu, Parigi, New York e Buenos Aires, vengono raccontate attraverso il filtro dell'architettura. E questo è molto interessante. Il tempo delle due storie è diverso, e a questo potrebbe far riferimento la parola giorni contenuta nel titolo. Ma la parola giorni del titolo potrebbe stare anche per due fratelli che dovrebbero fare i conti col proprio passato per risolvere il presente. La sfida di questo romanzo si gioca anche nel far incontrare queste due storie. Non vi dico se e come ce l'ha fatta Filippo D'Angelo, vi dico soltanto che il finale l'ho apprezzato molto dal punto di vista narrativo. Insomma, ve lo consiglio questo romanzo. Una buona scrittura, una storia interessante e anche un'ottima confezione del prodotto. Eccomi arrivato alla fine di questo video, come al solito grazie mille per la vostra attenzione e fatemi sapere che cosa ne pensate di questi libri. Ciao a tutti!